Italian Coffee Petrarca, Rovereto 14-0, quindi anche in Coppa Italia siete partiti col piede giusto, Arnaldo. Abbiamo giocato bene, molta concentrazione, abbiamo fatto lo che l'allenatore ha pedito, rispettare l'opponente e dopo si è riflettito nel risultato. Ecco, come dicevi, passo avanti rispetto alle partite di Supercoppa, si vede che state prendendo confidenza tra di voi e poi è subentrato anche il componente un po' del divertimento e siete riusciti anche a dare spettacolo. Sì, questo sport hai che dare spettacolo e questo si è notato oggi perché abbiamo vinto già 14-0 e la qualità dello giocatore dopo sale. Il nostro lavoro è continuare lavorando, non rilassare e continuare sempre con questa concentrazione para che non tengamo disavori nel futuro. Lucas Main, allora scorpacciata di gol in questo esordio di Coppa Italia, 14-0, alla fine abbiamo visto anche un grande spettacolo. Ci siamo allenati molto bene, eravamo penso preparati per questa prima gara di Coppa Italia e adesso l'abbiamo affrontata penso che con tutto il rispetto e la voglia possibile, tenendo alta l'intensità e quello ci ha portato a fare tanti gol. Penso che siamo per la strada giusta e aspettiamo adesso la prima di campionato. Ecco, siamo solo all'inizio, ma se questo è il buongiorno, quando ci sarà intesa veramente tra te, Foglia e tutti quanti, sarà veramente da divertirsi. Sì, sì, ci aspettiamo di allenarci sempre bene per arrivare alla gara di sabato sempre al 100% della forma. Ci abbiamo grandissimi giocatori, non si discute, Adriano è un grandissimo giocatore, Arnaldo, René Ortega, però non solo gli stranieri, sino anche gli italiani ce la stanno mettendo tutta in allenamento e quindi abbiamo una grande rosa. Speriamo di far molto molto bene, far divertire il pubblico sempre con rispetto dell'avversario. Ci aspettiamo un grande campionato. Luca Giampaolo, allora anche in Coppa Italia sei partito col piede giusto, addirittura 14-0, una grandinata di gol. Sì, sì, onestamente siamo partiti davvero col piede giusto, i ragazzi miei oggi solo applausi perché non è facile mantenere altissima la concentrazione per tutto l'arco della partita quando si mette bene, no? Quando si mette bene subito la gara. Il Rovereto è venuto a fare una prestazione di tutto rispetto con il massimo impegno, è una squadra che viene dal proprio campionato regionale, quindi deve affacciarsi a una nuova realtà nazionale, quindi sapevamo che avevamo un potenziale più alto del suo, ma loro hanno messo il massimo impegno, ma noi l'abbiamo messa sul canale giusto. Ecco, sì, come dicevi, Rovereto che poi troverete in campionato, squadra che punterà a salvarsi, però anche oggi abbiamo visto nessuna sbavatura, insomma, meccanismi già ben oliati. Sì, sono soddisfatto perché, ripeto, l'attenzione per 40 minuti è il dato che mi porto a casa con maggiore contentezza. Ci sono sicuramente dei meccanismi che possono essere migliorati e sicuramente si lavorerà per questo, però assolutamente vedere 14-0 e trovare una critica oggi è un po' difficile. Massimo rispetto e massimo impegno ancora per tutto l'anno. Flash finale sull'inserimento di Foglia, insomma questo era il suo debutto e mi pare che ci sia già da applaudire. Ma sicuramente Adriano è un campione, non è un giocatore, è un campione. In questa squadra fatta da grandissimi giocatori, alcuni altrettanto campioni, alcuni italiani esperti e bravi per la categoria, Adriano può essere veramente quella bellezza in mezzo al campo. Io gli faccio i complimenti perché si è calato nella categoria con rispetto, nel rispetto mio, nel rispetto dei suoi compagni, e questo è una cosa che mi fa veramente contento. Adriano Foglia, allora il tuo debutto non poteva andare meglio? Sicuramente, sono contento. Abbiamo una grandissima squadra, dei bravi ragazzi, penso che abbiamo tutto per far divertire la gente, per cercare i nostri obiettivi. Ringrazio tutti quanti che sono venuti a Palazzetto, sono contento che sono arrivato. Devo entrare in forma perché sono rimasto 3 mesi fermo, ho avuto un problema al ginocchio. Comunque sto bene, sto cercando di fare al massimo gli allenamenti, piano piano si vedrà il miglioramento. Poi è facile inserirsi in una squadra che già ti cerca molto e fatta anche da molti giocatori che col pallone ci sanno fare. Sicuramente, è una squadra che penso che non passerebbe vergogna in Serie A. Sappiamo il nostro valore, ma dobbiamo avere umiltà, perché senza umiltà non arriviamo da nessuna parte. Siamo una grandissima squadra, ma dobbiamo dimostrare sul campo. Voglio fare un applauso a Rovereto perché alla fine si sono comportati bene, non hanno fatto un gioco scorretto. Abbiamo giocato con rispetto. Penso che sarà dura perché alla fine incontreremo squadre che si chiuderanno, partiranno nel contropiede e noi dobbiamo avere l'esperienza per vincere le partite.